musical saranno protagonisti. Primo in scena questo pomeriggio sarà Enrico Brignano, Antonella Pallante. Pensate a quanto sarà bello ritornare, così il Teatro Brancaccio ha salutato ogni giorno il pubblico in attesa della riapertura e ora finalmente si riparte con coraggio, ha sottolineato il direttore artistico Alessandro Longobardi. Bisogna superare problemi psicologici, il gruppo di lavoro deve tornare, abituarsi a lavorare, il pubblico deve riavvicinarsi con fiducia. L'appello affinché vengano attivati strumenti a sostegno dei costi di gestione e incentivi per il pubblico. Un sostegno attraverso la deduzione, ad esempio, del costo dei biglietti, come per esempio per i farmaci, per cui il pubblico potrebbe avere un beneficio economico e noi potremmo essere facilitati nel non dover abbassare i prezzi. In attesa di risposte, la nuova stagione parte comunque con un ricco cartellone. I musical a farla da padroni, come aggiunge un posto a tavola, Aladdin, Sette spose per sette fratelli, tutti parlano di Gemi e tanti altri. Da non perdere poi lo spettacolo di Virginia Raffaele e Samusà. E ad aprire questa nuova stagione, fra poche ore, sarà il romano Enrico Brignano, che aveva interrotto proprio al Brancaccio lo spettacolo da sold out, Un'ora sola vi vorrei. Io sono particolarmente emozionato quest'oggi perché quel 4 marzo di un anno e mezzo fa io chiudevo lo spettacolo, quindi chiudevamo i battenti, ci si vede a fra poco, Un'ora sola vi vorrei. Ciao! Film ad impatto zero e per